Ben ritrovati, carissimi amici di FantaWorld. Continuano i video in cui analizziamo le squadre dei nostri abbonati a giro. Oggi tocca a Marco di Perna, abbonato, ricordiamo, Pinzoglio, quindi livello 2. Esatto, il secondo livello dei nostri abbonamenti, che appunto permette all'abbonato di poterci inviare la sua rosa. E noi, appunto, in un video dedicato come questo, analizziamo e bacchettiamo o ci complimentiamo per gli acquisti. E diamo suggerimenti. E diamo ovviamente le giuste dritte. Le giuste, sì, ovviamente le critiche devono essere costruttive, quindi diamo le nostre dritte, quello che pensiamo su questa rosa, per esempio, su come migliorare ovviamente la formazione. Allora, Marco di Perna, Marco, caro Marco, partecipa a un fantacalcio ad 8 con 1000 crediti di base. Tra l'altro ci ha detto che è il più ricco. Ora, noi non abbiamo i valori con cui hai preso i giocatori, però essendo il più ricco significa che potrei fare molto all'asta di riparazione, immagino. Porta in battuta, quindi c'è il bonus imbattibilità del portiere, non c'è il modificatore difesa e il numero di scambi è assolutamente libero. Allora, prima di iniziare con l'analisi della rosa, vi ricordo due cose. Una è quella di scaricare l'app OneFootball, trovate il link in descrizione, sia per iOS che per Android. Un'app ovviamente molto utile per tutti quelli che vogliono stare al passo con tutte le notizie, ovviamente, della nostra Serie A e non solo. La seconda è per chi ha la ricerca di statistiche per gli scambi, insomma, vedete lì come sono messi i giocatori. Esatto. E la seconda è quella di dare un'occhiata appunto alla nostra scheda abbonamenti, soprattutto per chi di voi, per esempio, volesse inviarci la propria formazione per farla, tra virgolette, commentare a noi, analizzare a noi. Ovviamente inviatecela e vi dovete appunto abbonare. Quindi andate nella scheda abbonamenti, vedete il livello che più ovviamente vi interessa, in base ovviamente alle caratteristiche, e vi abbonate. Ovviamente non solo inviare la rosa, entrerete anche nel gruppo Telegram per far parte ovviamente della community con tutti i nostri pareri giornata per giornata sugli scambi, insomma, possiamo parlare di qualsiasi cosa. E dove potete scriverci qualsiasi cosa, esatto, su qualsiasi argomento. Assolutamente, noi risponderemo. Oltre a noi tre ovviamente ci sono tutti gli altri abbonati. E poi appunto tutti commentano. E si crea un'interazione, esatto, assolutamente un'interazione costruttiva. Quindi, diciamo, andate a dare un'occhiata. Allora, caro Marco, che ci stai guardando, partiamo, ovviamente, perché è il video dedicato a te. Partiamo con, innanzitutto, complimenti soltanto per il fatto che fai mantra. Cioè, questo... finalmente si analizza una rosa mantra. Esatto, sempre soddisfazione. Esattamente. E qui siamo qualcuno che passa. E qui devo dire che siamo abbastanza preparati per darti le correzioni, esatto, giuste. Le giuste dritte. Qui mi sento preparato. Esatto. Allora, iniziamo dai portieri. Hai preso Sepe, Perin e Donnarumma. Ovviamente Donnarumma è il tuo primo slot, il portiere principe ovviamente della tua rosa. Qui si potrebbe fare una piccola modifica, ovvero quello di togliere Perin. Sì. Si potresti togliere, sì, Perin e prendere Tatarusano. Tanto comunque in porta appunto con Donnarumma sei abbastanza sicuro. Sì. Diciamo che metterà praticamente sempre Donnarumma. Praticamente sempre Donnarumma. E Sepe, se te lo puoi tenere, appunto lo puoi tenere. Se qualche volta c'è, non lo so, qualche scontro salvezza, ecco, esatto, del Parma, che so, il Milan è invece una grande partita, ecco, in quel caso lo puoi alternare. Esatto, e quindi guadagni crediti di Perin. Guadagni crediti e li investi da un Tatarusano a uno e già sono crediti ulteriori, già che sei il più ricco, per quanto ci hai detto, quindi ancora di più. Puoi andare poi su tutti quelli che sono arrivati nel mercato di riparazione. Porta in battuta, sì, ha detto, quindi con Donnarumma diciamo che sei messo bene. Assolutamente. Allora, andiamo alla difesa. Allora, tu ci hai detto che non c'è il modificatore. E ci hai detto anche che giochi a 3, con la difesa a 3. Perché ci hai ovviamente inviato la tua formazione tipo con una difesa a 3. Però qui abbiamo da dire, soprattutto per quanto riguarda la difesa, esatto, è proprio, diciamo, il cruccio su cui abbiamo fatto molta più attenzione. Sì. Allora, abbiamo visto che, oltre a, noi abbiamo visto Lirola, Kimi, Alexandro, hai preso Emurro come terzini, hai preso comunque dei difensori centrali che sono ottimi. Perché abbiamo De Frey, Romagnoli, Acerbi, Caldara, Mancini e Kier. E questi sono, cioè, non, infatti, questi non, è impossibile fare una Lega 8, questi. Esatto, sono forse difensori tutti ottimi. Ma neanche a 6 si possono prendere, esatto, tutti questi centrali. È veramente una grande cosa averli presi. Però averli presi non avendo il modificatore è un punto a tuo sfavore. Sì, perché li avrei pagati tanto. Li hai pagati tanto, rendono, perché comunque rendono tanto, però poi non ti portano quei punti in più. Che ovviamente il modificatore, se aveste avuto il modificatore, ci sarebbe stato. Quindi diciamo che... E soprattutto molti di questi vanno in panchina sempre. Sì, perché è non è che spreco, li puoi mettere tutti. È un po' uno spreco, è un po' uno spreco. Quindi per questo magari tu ci hai inviato una rosa con una difesa a 3. Una formazione, esatto, tipo con la difesa, esatto, a 3. Però abbiamo visto che hai preso forse il migliore dei terzini insieme a Teo Hernandez, Hakimi. Esattamente. E se prendi Hakimi... te lo devi sfruttare nella difesa a 4, esatto, a questo punto sì, assolutamente, perché hai preso anche Alexandro, quindi Alexandro a sinistra, Hakimi può giocare a destra perché è, esatto, DDS, quindi lo puoi mettere a destra e già hai due terzini. E poi ti puoi sbizzarrire con, non so, De Frey e Acerbi, ad esempio, De Frey e Acerbi, che comunque sono De Frey e Romagnoli, insomma, un'ottima soluzione per quanto riguarda una difesa a 4. Quindi diciamo il nostro consiglio è quello di passare a 4 dietro. No, sì, cioè, a meno che, una cosa stavo pensando, se vuoi mantenere Hakimi a centrocampo, la cosa sarebbe di scambiare qualche centrale forte
per provare a prendere un esterno buono, per esempio un Lazovic, certo un Gosens. Gosens sarebbe poi sì, non so se però è molto difficile, infatti. Diciamo che devi partire già con De Vrij e un altro per prenderti Gosens. Diciamo che è molto difficile, quindi diciamo, allora, il nostro, questo è un buon però già un Lazovic, quello si può fare. Un'altra cosa che puoi fare, come diciamo per esempio prima, è passare alla difesa a 4, quindi con la difesa a 4 che ha consigliato Salvo, è migliorare, quindi fare un 4-3-1-2, ora vediamo ovviamente gli altri membri della rosa, prendendo una M, quindi un buon mediano, da mettere ovviamente nei tre di centrocampo. Andiamo al centrocampo. Vabbè, intanto come aggiustare la difesa, perché ci sono comunque degli accorgimenti da fare, cioè come muoverti negli scambi, ecco. Quindi avendo Hakimi, te lo tieni come terzino destro. A sinistra, Alexandro, puoi prendere nei svincolati fra Botta magari lo prenderai a uno, ma potrebbe anche svincolare Murru, potresti svincolare Murru senza ombra di dubbio prendendo fra Botta. Puoi muoverti scambiando un centrale appunto per una M, poi vediamo chi, quindi comunque Romagnoli e Kier me li terrei perché comunque è la coppia del Milan, assolutamente, e questi te li puoi io tenere. Diciamo che paradossalmente andrei a scambiare uno dei più forti, anche una Cervi andrei a scambiare per una buona M, perché comunque De Vrij ce l'hai, appunto Romagnoli e Kier ce l'hai, poi Mancini e Caldara. Allora dipende, se ti danno una bella M, dai Acerbi, se ti danno una M discreta Mancini lo puoi dare, Mancini e Caldara magari li puoi dare entrambi, perché comunque sono sprecati una difesa a 4, anche perché in una Lega 8 se lui ha tutti questi difensori centrali gli altri cercheranno i difensori centrali, appunto, quindi diciamo che lo scambio è anche una cosa quasi sottintesa, no? Quindi diciamo ci può stare uno scambio del genere. Puoi prenderti magari qualche altro giocatore, per dire Hakimi, se qualche volta sarà senza voto, puoi prenderti Muldur che può giocare sia a DC che a DD, quindi avresti la riserva di Hakimi in quel caso da DD. Così se riesci a prendere una M buona puoi cedere giocatori come Duncan. Arriviamo a centrocampo. Sì, appunto, sì, è un discorso molto collegato ovviamente col centrocampo. Ti tieni solo Bennasser e Rich. Allora, andando a centrocampo, poi Duncan e Meite, che ok, Duncan a volte molto spesso in ballottaggio, Meite gioca, però non è chissà quale centrocampista. Poi abbiamo Bennasser e Matteo Ricci. Ricci gioca sempre, un inamovibile dello Spezia davanti alla difesa. Bennasser abbiamo visto che a volte, per esempio con lo Spezia, è partito dalla panchina, quindi e anche la scorsa in questo senso, appunto, lo scambiare un difensore centrale per prendere per esempio Kessié, parlavamo proprio di questo, sarebbe praticamente un mettere un sigillo, cioè tu avresti sempre uno del Milan mediano da mettere, quindi o Kessié o Bennasser. Io metterei per esempio Kessié, perché probabilmente è anche rigorista quando Ibra non c'è, per cui ti assicureresti un mediano sempre, anche perché le mezzali che hai sono tutte valide, perché hai Brozovic, Nainggolan, Milinkovic-Savic e Bentancur, che sono ovviamente ottimi a centrocampo, anche perché Milinkovic è uno che ovviamente non lo muovi mai dal campo, immagino. Praticamente. Bentancur comunque lo spazio lo troverà senza dubbio, e poi Brozovic e Nainggolan, uno dei due gioca sempre, tra l'altro Nainggolan appunto resta all'Inter, per cui Brozovic o Nainggolan gioca. Tra l'altro ci hai detto che sei il più ricco, quindi io andrei fortissimo su Vidal. Assolutamente, questo è il consiglio, sì, consiglio principale, perché tu la M te la prendi negli scambi, puoi prenderti come M che sì, abbiamo detto, Locatelli è anche una buona M che puoi andarti a prendere, così quindi hai una M di riferimento, Milinkovic e Vidal, ecco. Questo è il centrocampo tipo. Ovviamente prendendo Vidal fai comunque bene a tenere per esempio Brozovic, perché poi hai comunque il sostituto sempre in casa Inter, quindi fai comunque bene. Quindi Vidal deve essere il nome che vai a sottolineare per la stella. Ricci te lo puoi tenere. Ricci assolutamente. Magari puoi dare Meite, perché non credo che lo metterai mai, avendo che sia Bennasser se riesci a prenderli. Duncan puoi anche scambiarlo, cioè ti puoi muovere e prendere una M magari a 1 svincolata, la trovi di quella ovviamente che magari giocano ma in squadre minore, tanto il titolare sarà sempre che sì, se riesci a prenderlo, e poi quel centrocampisti che ti diciamo assolutamente. Quindi allora passiamo 4-3 adesso 4-3 4-3 andiamo all'attacco dove hai preso Verdi e Insigne. Verdi ricordiamo che è un polivalente, perché può fare sia la W sia il trequartista sia l'attaccante di raccordo, stessa Insigne fa la A, quindi l'attaccante di raccordo, e poi hai preso una serie di punte centrali, ovviamente spiccano oltre Ciccio Caputo ovviamente spicca anche Edin Dzeko, e poi abbiamo una serie di attaccanti un po' minori, perché abbiamo Pinamonti, Cutrone e Di Carmine. Allora, innanzitutto c'è Insigne, l'ho detto insieme a Verdi. Allora innanzitutto immagino che Pinamonti tu l'abbia preso quando era al Genoa e ti è rimasto giustamente, che è ritornato all'Inter. E Di Carmine adesso è praticamente chiuso tutti questi arrivi tra l'altro è infortunato, però comunque è chiuso tutti questi arrivi nel Verona. Cutrone sempre in ballottaggio nella Fiorentina, perché parte da terzo attaccante dopo praticamente Kouamé. Cutrone lo puoi svincolare, quindi Cutrone si può svincolare, Pinamonti pure, Di Carmine pure, quindi comunque il tuo attacco sicuramente è formato da Dzeko e Caputo, e poi potresti mettere Verdi come trequartista
e fare un 4-3-1-2, quindi andiamo a completare un po' il discorso formazione. Sì, in questo momento. Però esatto, io ti consiglierei di muoverti in sede di scambio. Assolutamente. Perché c'è un'insignia messo lì che tu non metterai praticamente mai, avendo Dzeko e Caputo. Esatto. Quindi che fai? Dai insignia per una bella T. Esatto. E ti fa il trequartista che ti assicura ovviamente, ma rispetto a Verdi ovviamente deve essere più forte, che ti assicura ovviamente una quantità di bonus migliore. Esatto, e poi esatto, quelli che cedi appunto le PC che diceva prima Paolo, all'asta prendi un paio di altre PC sì, buone, ecco, sì, comunque discrete anche di provincia. Così hai le, ma già puoi andarti a fare la coppia Borja Mayoral con Dzeko. Esatto, e in Borja Mayoral prendi e ti assicuri l'attaccante della Roma sempre. Esatto. Poi, comunque prendere altri attaccanti low cost ci sono. Sì, ma per esempio, dico, dato che lui abbiamo anche detto che è più ricco, sì, ovviamente spenderà per Vidal, perché abbiamo detto che Vidal deve andarlo a prendere. Però, dato che per esempio vende Di Carmine, e adesso abbiamo visto che Kalinic è del Verona, può andare su Kalinic, può andare forte su Kalinic. Quindi, per esempio, questa è un'ottima mossa. È già un'altra punta di provincia. È un'altra punta da far ruotare, ma ovviamente i principali che metterai sempre sono Dzeko. Poche volte lo farei ruotare. Esatto, sì. Per cui, diciamo, Dzeko è Caputo, li avrai sempre. Quindi sì, diciamo, dando insignia, io punterei a prendere una prima anche, per esempio, un De Paul, no? Ma secondo me anche Çalhanoğlu te lo danno per insignia. Sì? Cioè, insignia stai dando, non è che stai dando una qualsiasi, dico. Diciamo, se riesci a prendere Çalhanoğlu e fa Çalhanoğlu, Caputo e Dzeko. Se tu dai... Se tu dai... Sono valide, quindi ci sono. Puoi vedere se non dico un Papu Gomez, però appunto tra Çalhanoğlu e Luis Alberto secondo me te lo danno per Insigne, perché comunque è uno che gioca col 4-3-3 ha Insigne fa comodo, cioè è una delle migliori e tra l'altro appunto dopo Papu Gomez Çalhanoğlu e Luis Alberto sono praticamente le migliori T, esattamente, quindi cui... e poi avresti Verdi diciamo come alternativa alla T che non fa mai male. Quindi sì, quindi diciamo... sì, un bel 4-3-1-2 viene molto molto bene, è molto ben competitivo perché la tua rosa diciamo appunto con questo scambio, con l'ingresso di Vidal, con tutti questi accorgimenti che ti abbiamo dato, è veramente minimo da poco, perché minimo, è una squadra stellare. Sì, sì, è una squadra stellare. Riesce a fare questi scambi, assolutamente. Primo posto, ma primo, non dico assicurato, ma siamo lì. Sì, siamo lì, perché ragazzi è una squadra veramente ottima, quindi per un fantacalcio a 8 hai fatto un ottimo asta. A 8 appunto, a maggior ragione fantacalcio esatto, a 8. Esatto, cioè una delle rose migliori forse a 8 che si possano avere in quest'anno, assolutamente. Sì. Assolutamente, quindi ovviamente ti facciamo i complimenti. Marco, immagino che tu abbia preso degli appunti mentre guardavi, sì, ma mentre guardavi questo video. Cioè noi c'è da lavorare. Abbiamo dato molte correzioni, sì, esatto, perché vogliamo che arrivi primo. Esatto, cioè le correzioni sono sulla base delle migliorie, non che hai fatto una butta. No, perché comunque questa rosa così sarebbe in lotta per il podio, esatto, però noi vogliamo che vinci. Ovviamente, per cui diciamo questi accorgimenti che ti abbiamo dato servono proprio per questo, per puntare sempre più in alto al primo posto. Quindi ovviamente scriveteci nei commenti se avete, per esempio, può capitare che ovviamente qualche rosa sia quasi uguale o comunque molti giocatori sono simili, quindi diteci ovviamente cosa ne pensate, iscrivetevi al nostro canale YouTube, attivate la campanellina, seguiteci su Instagram, su tutti i nostri canali social ovviamente, quindi per chi fosse interessato vada a dare un'occhiata alla sezione abbonamenti e ovviamente per scegliere quello che più fa più comodo, ovviamente quello che più fa per lui. Quindi come sempre ringraziamo Marco per essersi grazie abbonato Marco, e per ovviamente aver creduto nel nostro progetto. Un saluto da Fantaport.